Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù, non dico che cerca, ma trova similitudini squisite, intelligenti sempre, profonde, per annunciarci delle verità che in termini concettuali abituali non è facile dire quello che ci ha detto in così poche parole. Chissà quanti secoli ci vorrebbe. Stiamo a parlarne da 2000 anni, ma nessuno mai ha detto qualcosa meglio di come l'abbia detto lui. Gesù questa volta parla ai discepoli, quindi è un discorso per qualificati. Può essere anche più difficile, perché lo capiranno. Voi siete discepoli? Non siete estranei, credo, no? Occasionali, non credo. Venite sempre. Quindi la parola di Dio l'ascoltate e allora capite la verità che c'è dentro queste parole. Ai discepoli. Io sono la vite, il Padre mio è l'agricoltore. Ci porta in un'immagine pastorale, contadina, come era allora. Generalmente il popolo viveva o della pastorizia o della coltura della terra. Quindi Gesù fa un'immagine che tutti loro possono capire. Il Padre è l'agricoltore, Gesù è la vite. Questa vite mette i tralci. Gesù non è senza frutto, capite? Mette i tralci. Questi tralci
devono portare i frutti, devono mettere i grappoli, ma possono farlo se stanno bene attaccati alla vite, se no non li portano i tralci. E allora che fa l'agricoltore? È l'Italia, dice, mi sfrutta la pianta e non mette i grappoli, che sta a fare qua? Taglia. Poi si secca e sarà messa al fuoco. Che sintesi della vocazione alla grazia, la corrispondenza alla chiamata e il giudizio di Dio che ci trova, con i grappoli o senza i grappoli. Voi siete già puri. Adesso fa un'altra immagine, la purezza. Non ci sono macchie, non ci sono insetti che divorano, non ci sono tigne che mettono le escrescenze false. Voi siete puri perché la parola di Dio che vi ho annunciato vi ha purificati. Attenzione, dice Gesù, perché il padre, l'agricoltore, che fa se questo tralcio non mette frutto? Lo taglia. Essere tagliati dal Padre Celeste, sapete che significa? Si chiude la porta. Vabbè, andate a continuare la vostra vita passiva, insignificante, inutile. E poi, quelli, i tralci che invece portano frutto, non li lascia così. Che fa? Li pota. Io credo che tutti noi abbiamo delle potagioni nella nostra esistenza e sono le fatiche, i dispiaceri, le difficoltà, le ingiustizie, le crudeltà, la violenza degli uomini, l'esempio cattivo del mondo che pesa su ognuno. Chi vuole essere buono lo fa questa esperienza, poco da fare. Se poi è attruppato con i delinquenti, allora non se ne importa, dice vabbè, oggi mi avete toccato un dito, domani io vi taglio la gola. Pota l'agricoltore e fa bene. Quando un indumento che portate addosso, l'isolo, curato, stracciato, che fate voi? Lo buttate. Anche se oggi, per una incredibile, falsa idea, credono di presentarsi proprio ben distinti, con i pantaloni strappati, le ginocchia da fuori, giacche squartate, ma questa sapete cos'è? È la ricerca della moda che è buona finché è nuova. Quando non può inventare più niente, diventa vecchia, allora si va al contrario. Si va al contrario, si straccia, si diventa brutti, strappati. È così allora, il Padre Eterno non li vuole vedere, gli straccioni in giro. O taglia o pota. Dice Gesù che i discepoli sono puri. Perché? Perché, dice lui, io vi ho annunciato la parola e voi avete creduto. Quel credere vi ha resi puri e vi rende fruttiferi. L'abbiamo chiesto nella preghiera all'inizio, proprio queste due cose. Rimanete in me, secondo passo, rimanete in me e io in voi. Tralci, state attaccati a me, io vi do la linfa per fruttificare. Infatti, come il tralcio non può portare frutto da sé se non è attaccato alla vite, così voi, se rimanete in me, portate frutti, se no rimanete sterili.
Questo rimanere in me, non so se lo possiamo passare così, supponendo e sperando che avete capito bene, perché qui ci sono altri concetti remoti e più profondi che Gesù ha annunciato in altre pagine del Vangelo. Cosa vuol dire rimanere in Cristo? Chi è Cristo? Il Santo del Padre, l'obbediente al Padre, l'amore personificato, divina e umana, questa natura sua, sempre per portare al Padre tutti i frutti possibili. I santi sono i frutti del cuore di Cristo, di quei chiodi che hanno squarciato le carni di Cristo, tirando fuori tutto il sangue. I santi sono questi, noi siamo questi. Paolo ci chiama santi, dice: scrivo ai santi della Chiesa di, alle persone viventi. Allora, rimanete in Cristo, allora quello che io dico, voi lo capite, quello che io vi insegno, voi lo fate, quello che vi annuncio come frutto, voi lo godete. Non pensate che, siccome i cattivi sono soddisfatti del male che fanno, quelli possono vantarsi, no? Brillare. E i santi, poveretti, perché patiscono, si offrono, soffrono, quelli sono tristi. È proprio il contrario. Io non ho mai visto una persona nei miei anni, anche se allora ero giovanissimo, così perpetuamente sereno. Direi quasi che istintivamente, ma no, è spiritualmente gioioso, come il viso di Padre Pio, è luce chiara, penetrante, accattivante spiritualmente, come gli occhi di Padre Pio. Dalla prima volta che ho guardato quegli occhi, sono sempre qui. Rimanete in me, così purificati, tralci, portate frutto. Se no non potete fare niente, dice Gesù. Beh, certo, il tralcio è fatto per portare uva. Non mettere uva, non fa niente, è inutile. E Gesù continua: chi non rimane in me viene gettato via. Da chi? Dal padre, dall'agricoltore. Gettato via nel fuoco. E lì si brucia. Eh sì, non esiste solo il paradiso, esiste anche il piano di sotto, dite voi. Quante volte i ragazzi così mi esprimono l'inferno, dice il piano di sotto. Vabbè. Lì si brucia, c'è fuoco. Se rimanete, ultimo appello di Gesù, se rimanete in me, e le mie parole rimangono in voi, cioè credete, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. L'abbiamo spiegato ieri mattina? Credete, vedete, chiedete. Chiedete, ecco qua, Gesù lo dice. Se voi vivete così, attaccati a me, fruttificanti per la vita eterna, che quindi siete capaci di essere buoni e di fare il bene, allora potete chiedere quello che volete. E pensate voi di quante cose abbiamo bisogno noi. E che ne dobbiamo chiedere? Dobbiamo chiedere prima la vita dell'anima, la grazia di Dio, no? E dobbiamo chiedere la luce della verità, sono le parole sue, quello che io sto spiegando. Dobbiamo chiedere la salvezza eterna, se no facciamo poi all'ultimo momento. C'era un signore che si stava preparando al battesimo, però rimandava. Il sacerdote ha detto: ma che aspetti? E io, siccome sono facile a peccare, aspetto per il battesimo. All'ultimo momento mi faccio battezzare. Sapete cosa è scritto nella cronaca di questa
di questo fatto, che lui era uno che andava a cavallo sempre. Un giorno, cavalcando, passava su un ponte, il cavallo si è imbizzarrito, ha saltato giù nel fiume e si è affogato. Non ha fatto a tempo. Cogliamole, ogni istante è buono per rimanere più attaccati a Gesù, cioè col pensiero, col cuore e con le opere. Perché così, dice Gesù, queste parole rimarranno sempre nel vostro cuore. Chiedete allora quello che volete, tutto vi sarà fatto. E conclude con l'ultimo pensiero: così in questo è glorificato il Padre mio. Vogliamo rendere gloria a Dio? Stiamo attaccati a Gesù, rimaniamo, lasciamoci guidare dalle sue parole, pensiamola come ci pare su ciò che riguarda il tempo e le cose del tempo, ma se ciò che riguarda l'eternità e le cose dell'eternità, stiamo alla parola di Cristo. Allora voi porterete molto frutto, uno. Due, diventerete veramente miei discepoli. Sono stati scelti come discepoli, stanno lì attorno a Lui proprio in qualità di discepoli. Si lasciano chiamare, perché così li chiamano, discepoli. Però, dice Gesù, voi diventerete miei discepoli se fate quello che vi ho detto. E io stavo pensando questa mattina, ecco qua, mi chiamano padre, sacerdote, giustamente padre, ma se non sono un buon discepolo di Cristo, che padre posso essere? Che frutti posso portare da offrire ai figli? San Giovanni Eudes, un santo che poco è conosciuto, ma che è vissuto e ha scritto delle cose bellissime su questo tema della risposta del sì e dell'amore come Gesù. Dice: se volete essere maestri nell'amore, sarete sempre discepoli. Uno, il maestro nell'amore. Cristo è perfetto nell'amore, nella carità. Guardate il crocifisso, chiodi nelle mani, cuore aperto, piedi inchiodati. Cristo, ma non è vita da schiavo, quello è vita da reo, da condannato dagli uomini, espulso dalla città o dalla civiltà umana. Ma Gesù ha scelto quella forma, perciò i suoi frutti sono abbondanti e rimarranno in abbondanza. Ognuno di noi, lo sapete, è un acino del grappolo prodotto da Gesù per la vita eterna. Nessuno di noi sarebbe arrivato al battesimo, nessuno di noi potrebbe sperare di entrare nella vita eterna se non ci avesse prodotto Lui col suo sacrificio e col suo amore. Una parola, gli Atti degli Apostoli. Paolo, convertito, incomincia a parlare di Gesù, ma l'annuncia in forza dello Spirito Santo, perché non ha avuto tempo di leggere, tra l'altro non erano ancora scritti i Vangeli tempo di Paolo, quindi lui, meditando e illuminato dallo Spirito Santo, annunciava la parola, faceva frutti. Però i cristiani erano diffidenti, dice, ma questo fino adesso ci ha perseguitato, adesso che sta a fare? Si è messa la maschera per presentarsi come discepoli di Cristo. Questa diffidenza lo faceva soffrire, lo isolava. Allora ecco Barnaba, cugino cristiano, dice, ma fammi andare da questo qua, così diceva Padre Pio a me, fammi andare da questo qua, racchiappiamolo. Barnaba è andato, ha detto, Paolo, vieni con me, ti presento io agli apostoli, a Pietro e agli altri, perché di lui, di Barnaba, sanno bene che è cristiano preciso. E allora
spiega, Barnaba racconta tutto di quello che era accaduto a Paolo lungo la via di Damasco. L'accettano, lo riconoscono, lo benedicono, proprio lo accolgono come un fratello amato, e lui liberamente annuncia. Ma che succede? Che lui parla ai greci che sono sulla via della conversione e anche a quelli che invece andavano solo ad ascoltare. Questi non l'accolgono la sua parola, contestano Paolo. Voi sapete che Paolo conosceva almeno 4 lingue: aramaico, ebraico, greco, latino e poi non so se altre lingue. Lui parla in greco ai greci e questi si cominciano a perseguitarlo, al punto che lui è in difficoltà, però rimane pronto anche a morire. Ma Pietro dice: prendete Paolo e portatelo lì in una città lontana da Gerusalemme, così starà al sicuro. Cesarea, dice Luca, da lì poi lo porteranno a Tarso, dove è nato Paolo, e quindi predica il Vangelo nella sua città. E conclude Luca in questo brano, dice così, che la Chiesa in Giudea, in Galilea, in Samaria si consolidava e camminava nel timore di Dio, cioè tranquilla, e col conforto dello Spirito Santo cresceva anche di numero. Il salmo responsoriale messianico, il salmo 21: scioglierò i miei voti davanti ai tuoi fedeli, canterò la tua verità. Ricorderanno e torneranno al Signore i confini della terra. Qui è la voce del Padre, poi il Figlio, che dice: verranno a me. Il Padre dice: a te si prostreranno quelli che adesso dormono sottoterra. Di che sta parlando? Della risurrezione dei morti. Se stanno sottoterra, e non solo, ma poi dice: davanti a te si curveranno quelli che sono discesi sotto la polvere. Credo che vi state annoiando. Io vivrò per lui, il convertito, il discepolo. Io lo servirò con tutto il cuore, con tutta la mente. Io parlerò del Signore a questa generazione. Annuncerò la sua giustizia al popolo che nascerà, quelli che arriveranno nei secoli futuri. Dirò: ecco l'opera del Signore. Bello il salmo messianico. Giovanni, e terminiamo, dice: figlioli miei, non amiamo a parole. Tutti siete bravi a dire sì sì, voglio bene, amo con la lingua, dice lui, ma bisogna amare con i fatti e nella verità. Con i fatti, perché i fatti dimostrano. Con la verità, perché la verità è la condizione che Dio cerca dentro di noi. Dio cerca la verità dentro la nostra coscienza. Ma hai detto sì, ma hai detto che mi ami. È vero? Sì, Signore, è vero. Carissimi, se il nostro cuore ci rimprovera delle colpe, accostiamoci a Lui. Perché amando Lui e amando il prossimo, veniamo perdonati. La nostra preghiera sarà, dice lui, usa questo termine, gradita. Ma il sacerdote pure dice, prima di cominciare la parte centrale della messa, vi invito a pregare perché sia gradito quel sacrificio, no? E termino. Questo è il suo comandamento:
credere nel suo nome, nel nome del Figlio Gesù Cristo, e amare il prossimo secondo il suo insegnamento. Chi osserva questi comandamenti rimane in Dio, rimane in Cristo. Altra risposta che significa rimanere in Cristo. Allora, lui rimane in Dio e Dio in lui. E in questo, dice Giovanni, conosciamo che egli rimane in noi se amiamo. E lo conosciamo dallo Spirito che ci ha dato. Meditando e meditando chiedevo, ma come posso essere sicuro? Chi mi dice che io ci sto, sono arrivato e faccio quello che Gesù mi sta insegnando? Lo Spirito Santo. La Pentecoste concluse i 3 anni di evangelizzazione di Gesù. In 3 anni Gesù era riuscito a fare un bel po', ma se non arrivava lo Spirito Santo, quella comunità era ancora fredda, non era lievito, era solo massa. Lo Spirito Santo ci dice, e lo dice la nostra coscienza, e noi lo capiamo e siamo felici di poterlo sapere, che sì, ci siamo, ecco, ci siamo nel sì alla parola e all'amore di Cristo. E questo io desidero, questo Dio vi chiede, questo la Madonna si aspetta, come ha fatto lei, la donna del sì. Credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Invochiamo il Signore. Diciamo insieme, Padre Santo, ascoltaci. Padre Santo, ascoltaci. Per la Chiesa e tutte le comunità cristiane, si lascino lavorare dalla grazia per essere potate, fortificate e rinnovate, manifestandosi al mondo quale credibile testimonianza della Pasqua che rinnova ogni cosa. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per il mondo del lavoro, il confronto tra dirigenti, dipendenti e rappresentanti di categoria sia illuminato dall'insegnamento evangelico, affinché si compiano scelte rispettose della giustizia e della dignità di tutti. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per le vittime dell'egoismo, dell'ingiustizia e della violenza, conoscano la tua paternità affinché nessuno si senta orfano e solo nel suo dolore. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per la nostra comunità eucaristica, divenga un ramo fecondo della tua vigna, in cui regna la speranza e dove i poveri sono onorati, i malati accompagnati, gli emarginati accolti. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Gesù
aiutaci a produrre frutti degni della vita eterna. Gesù, aiutaci a produrre frutti degni della vita eterna. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore.